We are in Ruvo di Puglia, Italy, and today I'm going to meet with Vincenzo and Giuliana, who make some of the most exquisite gelato in the country. Their story is as rich as the one of their hometown, Ruvo, that is renowned for its architecture and rich craftsmanship. For the two siblings, it's all about keeping the craft of gelato making alive. And the best way to do that is to take your family recipe from 1840 and never changing it. Let's go find out more. This is a story of how one family took gelato to a small southern Italian town 180 years ago and gave it a home. The family recipe calls for only three ingredients: latte, zucchero e uova. Anche se poi ogni gusto ha una componente di ingredienti diversi. C'è dove ci vanno più uova, più zucchero, meno zucchero, in base sempre allo stesso quantitativo di latte. Gelato al Mocambo has been made this way since 1840. It's all thanks to Uncle Luigi, who brought the art of gelato making from the royal courts of Naples to his hometown, Ruvo, which has been synonymous with gelato ever since. E oggi ti farò in realtà anche un po' lavorare. Va bene, dai, mi devo rimboccare le mani. Ok, ma cosa devo fare? Devo girare? Devi mescolare perfettamente insieme lo zucchero. Adesso è facile, te lo dico. Ok, aggiungiamo altro zucchero. Che dici? Oh, qua. Troppo a Claudia, si stacca il braccio, cioè te lo dico. Non ero preparata. The original 1840 recipe, which is called the King's Cream, has been joined by seven other flavors: pistachio, almond, chocolate, quince, nougat, gianduia, and hazelnut. All ingredients are seasonal, and that is why your go-to winter flavor here will never be, say, strawberry, but almond. This flavor in particular is made with a homemade almond butter, which is actually grinding before our eyes as we speak. Questa è una mandorla locale, quindi siamo a Ruvo, siamo in Puglia, terra di olio, di vino e soprattutto di mandorle. Questa in realtà è una delle migliori varietà, una Genco, abbastanza molto profumata. Si sente? Quello in particolare è una lavorazione che noi abbiamo cominciato ieri mattina, quindi sono passate all'incirca 24 ore e per essere al punto ottimale ne dovrebbero passare all'incirca 45 di lavorazione. Noi adesso diciamo lo faremo con una pasta un po' più ruvida, infatti dopo il gelato che andremo a degustare avrà una caratteristica un po' più, come dire, tradizionale, con questa ruvidità marcata, però è anche il bello, diciamo, di vedere le varie granulometrie della lavorazione. Poi... Sì, si vedono un po' i granuli delle mandorle. Assaggia, dimmi tu. Vai. Adoro, buonissimo. C'è un prodotto 100% naturale, proprio stai mangiando una premuta di mandorle. Sì, sì, si sentono i granuli, ma non tantissimo. Questa macina ti ipnotizza. Riprendi il lavoro. We're now finally adding that third and final ingredient, milk. Adesso ammorbidiamo un po' l'impasto. Quindi per ogni gusto devi lavorarlo. Ogni gusto, lavorarlo. Il suo pentolone. La ricetta della crema d'arè poi in particolare ha un bouquet di aromi e spezie segreto, ce lo passiamo in famiglia da 120 anni, quindi insomma questo è anche uno dei motivi per cui non oggi non stiamo facendo quel gusto. Non stiamo facendo quel gusto, però stiamo facendo qualcosa di tipicamente locale, quindi appunto utilizzando una mandorla nostrana. But we are not finished yet. First, we need to cook it. And if you think that you could just skip this step, please keep watching. Giuliana feels pretty strongly about it. Perché è importante la cottura? Allora, tu sei italiana. È come dire, apri la bottiglia di passata di pomodoro e mettila direttamente e condiscici la pasta. Diciamo che la perdita dell'acqua favorisce una maggiore amalgama di sapori. Non puoi fare ricette dove prendi, mescoli tutto e metti nel congelatore. Non ha senso. E quanto tempo rimarrà qui in cottura? Vabbè, il tempo necessario, all'incirca andranno via quei 10 minuti. It's now time to pour our cooked mixture in the gelato machine, which will freeze the cream and transform it into gelato. Ma io ho sempre visto queste macchine per fare il gelato, che sono orizzontali, non verticali. Cioè, cosa di speciale questa macchina qui? Allora, in realtà l'hai detto tu stessa. Il cestello di raffreddamento è posto in maniera verticale,
Questa in realtà è una macchina con un sistema antico. Questa in particolare ha circa quasi 50 anni e ce la teniamo abbastanza cara. È un brevetto del 29 e in realtà è rimasta solamente un'azienda a farle così al mondo, cioè al mondo, oddio, in Italia soprattutto, che è la principale. Questa azienda qui invece non le produce più. Comunque tieni conto che questo tipo di miscela funziona solamente in questa tipologia di macchina. Se vado a metterla in un mantecatore orizzontale ha un effetto differente, non monta come dovrebbe. Quindi sostanzialmente questo è il miglior sistema, che poi va a simulare quello che prima questo lavoro veniva fatto a mano. Quindi macchina antica per un gelato antico. You may have been watching this for only a few minutes, but it actually took us 5 hours to make only one flavor. And while I feel for Giuliana having to do this 8 times every day for each flavor, I can't wait to taste the one I worked for today. So let's get to it. Will I be transported to 1840 with this gelato? Adesso ti faccio assaggiare quello per cui hai lavorato quest'oggi. Sì, ma anche l'aspetto comunque. Ha l'aspetto di una crema. Sembra più uniforme. Buono. Claudia, lo sai che potrei assumerti? Promossa, sei assunta. No, buono. Mi ricorda, adesso un ricordo un po' romantico, però mi ricorda quando io e mio fratello in campagna andavamo a schiacciare le mandorle con le pietre. You know what I just said about making one flavor taking 5 hours? Well, this tasting part was no joke either. Giuliana and Vincenzo are very serious about letting me taste every single flavor. Giuliana keeps scooping some more gelato for me, and a special mention goes to... Questo è pistacchio. Assaggialo. Questo è buonissimo. Che cos'è? Sa, non sa di gelato di pistacchio, sa di crema di pistacchio. I really thought we ended with a bang with pistachio, which I loved, but I may have a new favorite after all. The King's Scepter. This one takes 3 days to make and is made from Iranian saffron. Giuliana serves it in a cone filled with cream and pistachio paste. She then covers the gelato with some more cream and gold leaves. Wow. Non credo che di aver mai mangiato un gelato con questo sapore. No, veramente buono. Complimenti, questo l'ho fatto io. Scusate, no? No, tranquillo. Si sta sciogliendo tutto.